riure vol dir prendre partit. No volem fum, no volem dreceres, aquí no venim a fer volar banderes. Comptem amb tu, ara no pots fallar, un dia un per tornar a començar. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Eccoci di nuovo qua, questa nuova serata di Radio Catalunya Italia. Siamo arrivati al numero 19 delle nostre trasmissioni e quindi siamo qui. Speriamo che anche voi vi troviate qua e ci ascoltate i nostri servizi e le nostre interviste. Oggi abbiamo soltanto due delle nostre rubriche e invece avremo tre interviste. Prima però di passare alla prima rubrica di Eduard Martinez, che ci sta facendo un percorso per le terre catalane intorno al Graal, abbiamo una comunicazione che facciamo molto volentieri. Nei prossimi giorni qui a Roma, dal
dal 7 al 17 marzo. Ci sarà un attore catalano, un regista catalano, scusate, Giuseppe Maria Miró, Il principio di Archimede. Questo lavoro potete trovare altre informazioni se cercate su internet Spazio Diamante, e quindi ci hanno avvertito della conferenza stampa che ci sarà giovedì prossimo intorno a mezzogiorno, e poi la prima con la presenza del regista. Di che si tratta? Il principio di Archimede vede quattro attori nello spogliatoio di una piscina, sono istruttori di nuoto, e c'è un bacio di un istruttore ad un ragazzino che piangeva per la paura dell'acqua. Questo bacio diventa il centro, diciamo, di tutta una polemica dove si scatenano tutti i pregiudizi. Potete immaginare di cosa si tratta. I personaggi, appunto, sono quattro: Jordi, il giovane istruttore, Hector, un giovane collega di Jordi, Anna, la direttrice della piscina, e David, il padre di uno dei ragazzini che frequentano il corso di nuoto. Ecco, vi lasciamo immaginare quali siano le vicende che vengono fuori, i pregiudizi che possono venire fuori. Siamo purtroppo in un periodo di pregiudizi a tutti i livelli. Comunque, tutti i catalani d'Italia siete invitati a partecipare, e ci hanno comunicato che ci faranno uno sconto alla comunità catalana per favorire la nostra partecipazione a questa rappresentazione nello spazio Diamante in via Prenestina 230, vicino a Largo Preneste. Quindi siamo lieti di dare questa comunicazione, e una volta data, adesso vi diciamo che ascoltiamo Eduard Martinez, ci porta in una nuova puntata del percorso sul Graal in terre catalane. Oggi andiamo alla Vall de Boí. La Vall de Boí è una valle bellissima dei Pirinei, oltre Andorra, andando verso diciamo la Navarra e i Paesi Baschi. Se non la conoscete, vi consigliamo di visitarla, perché è veramente bella. E niente, ascoltiamo Eduard Martinez e il suo racconto sul Graal nella Vall de Boí. Ciao amics i amigues de Radio Catalunya Itàlia. L'última vegada que ens vam escoltar érem a la Catedral de València. Farem ara un salt en l'espai per transportar-nos fins a la Vall de Boí, una vall amagada al mig dels Pirineus, envoltada de cims de 3.000 metres d'alçada, un pol de cultura i riquesa durant tota l'edat mitjana. L'església de Sant Climent de Taüll és la més famosa de tota la Vall de Boí. Tot el conjunt monumental, consagrat a principis del segle XII, és espectacular, amb una planta de tres naus i un campanar de sis mesos. La seva figura és coneguda mundialment i és la imatge principal d'un conjunt declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Un altre signe d'identitat de Sant Climent de Taüll són les pintures romàniques que actualment es troben al Museu Nacional d'Art de Catalunya, a Barcelona. La imatge més coneguda és l'immens Pantocràtor que ocupava tota la capella central. El Pantocràtor està envoltat dels quatre evangelistes en forma de tetramorfs i de serafins que custodien la llum divina, la llum del món. Ego sum lux mundi, es llegeix en l'Evangeli que aguanta el Crist. Just a sota del conjunt del Pantocràtor hi ha pintats cinc apòstols i la Verge Maria.
La Verge sosté un recipient flamejant que s'associa al Sant Greal. Si ens fixem en el detall de la pintura, es pot observar que la Verge Maria porta la boca cosida, símbol del secret que guarda. Diu la tradició que el Sant Greal es va amagar en diverses valls del cor dels Pirineus i que per assenyar els indrets on fou temporalment custodiada es representava la Verge amb el Sant Greal. A part de Sant Climent de Taüll, es coneixen 7 indrets més on hi ha representada la Verge Maria amb el Sant Calze. Són Sant Pere de Burgal, Santa Maria de Ginestarre, Santa Eulàlia d'Estaon, Santa Eugènia d'Argolell, Santa Coloma d'Andorra la Vella, Sant Romà de les Bons i Sant Cristòfol d'Anyós, totes elles situades al Pallars, l'Urgell i Andorra, totes dins del Bisbat d'Urgell. Representen aquestes imatges el camí que feu el Sant Greal pels Pirineus? I des d'allí, per on cal continuar la recerca? Ecco, abbiamo sentito il percorso per i Pirinei con il racconto di Edouard. Adesso, siccome la settimana scorsa c'erano gli interrogatori ai prigionieri politici che oggi sono continuati, anzi stanno continuando, è venuta fuori una canzone della Trinca, Passi Ubè, e quindi noi adesso vi proponiamo questa canzone, questo Passi Ubè, anche noi qui in radio, e poi un'altra canzoncina della Trinca prima di chiamare con noi Gianni Vernetti, ex parlamentare PD. Passi ubè, passi ubè, passi ubè, moltes gràcies. Passi ubè, passi ubè, passi ubè, passi ubè, fins l'any que ve. Senyores, senyors, senyoretes, amb aquest número donem per acabat el ball i amb ell la festa major. La gran orquestra dels Trincaires del Maresme espera que hàgiu passat una vetllada molt agradable i vos diu, passi ubè, fins l'any que ve! Passi ubè!